La storia della Piazza Rosa nasce nel 1983 da intuito di mio padre e mia madre, che all'epoca intuiscono la possibilità di creare un nuovo servizio e quindi introdurre nel mercato la lucidatura degli stampi conto terzo. All'epoca mio padre, dipendente Enel, non poteva avere un'attività propria appunto per l'assunzione in questa azienda e quindi decide in collaborazione con mia madre di dare il nome della società a mia madre, quindi l'azienda si chiama come tutt'oggi Piazza Rosa. Tutto parte nella cucina di casa, dove iniziano mio padre la sera e mia madre durante il giorno a svolgere queste attività di lucidatura stampi che all'epoca prevalentemente venivano fornite dal mondo dell'occhialeria, in quanto Derigo, Safilo, Luxottica erano agli inizi e avevano bisogno di questa attività sui loro stampi. Questa conduzione va avanti fino al 1994, anno in cui decidiamo di fare il primo passo importante, ovvero una prima location in affitto, però passiamo dalla cucina di casa, come detto prima, a un laboratorio di 120 metri quadri, non propriamente consono alle attività che svolgevamo, ma era sicuramente un primo passo importante. Da lì fino al fine del 1999, dove arriviamo a quota 14 dipendenti circa. Io e mia sorella nel frattempo avevamo finito gli studi di scuola superiore e facciamo la scelta di rimanere entrambi in azienda e quindi, in accordo con i nostri genitori, facciamo una società, una SRL, e nasce la Piazza Rosa SRL. Fino a prima era una società artigiana e quindi solamente intestata a mia madre. Nel 2000 la scelta di fare un capannone di proprietà, quindi uno stabile nuovo, l'attuale stabile dove stiamo facendo anche oggi questa intervista, e a novembre 2000 entriamo in questo stabile, 1000 metri quadri circa, distribuiti fra 300 metri di uffici e 700 di produzione. L'attività inizia ad avere una propria realtà importante, in quanto eravamo arrivati a quota circa 20 dipendenti e con continua richiesta. Non contenti però, nel 2002, dopo la fiera Euromold di Francoforte, decidiamo di portare in casa una nuova tecnologia, all'epoca assolutamente innovativa, ovvero quello della saldatura laser. Nello spirito imprenditoriale che ci contraddistingue, decidiamo di acquistare questa prima macchina con tutti i se e con tutti i ma, in quanto sicuramente anche da parte della nostra clientela la tecnologia non era conosciuta e quindi non c'era la certezza assoluta che avesse un successo. Comunque rischiamo, portiamo in casa questa prima macchina. Iniziamo i primi sei mesi solamente cercare di far capire alla nostra clientela i vantaggi di questa nuova tecnologia, facendo prove, ricerca, prove ancora. Nei sei mesi successivi l'acquisto di altre due macchine contemporaneamente, in quanto la richiesta è esplosa, la parola giusta è proprio esplosa. Quindi dalla titubanza dei primi sei mesi, il secondo semestre, dopo aver portato in casa la tecnologia, ci porta alla soddisfazione che neanche noi immaginavamo, e quindi siamo partiti con l'acquisto di altre due macchine. Nel 2003, altra data importante, dettata proprio dal traino di questa nuova tecnologia della saldatura laser, decidiamo di fare un'altra operazione, ovvero di aprire una location nella zona del Trevigiano, per la precisione a Vascon di Carbonera, in quanto era per noi importante, visto la dinamicità che il nostro settore richiede, essere vicini alla nostra clientela, che prevalentemente viene da Treviso, da Venezia, Pordenone,
qualcuno si spinge fino a Vicenza, Verona, ma sicuramente Treviso e soprattutto la location di Vascon, che è appena all'uscita di Treviso Nord, quindi di facile accesso all'autostrada, era un baricentro strategico. Infatti anche questa scelta rischiosa, ma che abbiamo deciso di portare avanti in comune accordo fra i soci, ci porta a una certa soddisfazione, ad ampliare anzi il portafoglio dei nostri clienti e doverci da lì a poco addirittura ingrandire, quindi raddoppiare l'unità produttiva di questa filiale. Nel 2005, anno molto molto importante per la nostra azienda, altre due scelte strategiche. La prima, quella di inserire un ennesimo nuovo servizio, oltre alla lucidatura e la sedatura laser, è il mondo dell'incisione laser. Eseguire attraverso una macchina utensile quello che fino ad allora veniva eseguito con un processo chimico manuale, ovvero la fotoincisione chimica. Da qui la scelta fatta da Piazza Rosa di acquisire un primo macchinario dopo uno studio di mercato fatto a monte per capire quale azienda potesse essere più vicina a noi per sviluppare questo macchinario, e in un secondo luogo l'assunzione di un ingegnere informatico allo scopo di questa ricerca e sviluppo. I primi due anni sono stati un vero e proprio investimento per l'azienda, in quanto abbiamo continuato a crederci, non arrivando all'obiettivo, però avendo dei timidi segnali che ci facevano ben sperare. Il primo salto importante è stato appunto due anni dopo, quindi parliamo a cavallo 2006-2007, un nostro importante cliente del mondo del packaging, del beverage per la precisione, ci ha commissionato la prima commessa di 21 stampi per soffiaggio, incidendo totalmente a laser una texture 3D. Da lì è stata la cosa che ci ha fatto spingere verso i nostri clienti per far conoscere le potenzialità che avevamo in essere e cosa si poteva offrire. E nel giro di poco abbiamo acquistato, infatti a finire del 2007, una seconda macchina. Nel 2009 l'acquisizione di due macchine in contemporanea, fino ad oggi, dove possiamo contare, e potete vedere alle mie spalle, gli ultimi tre ingressi nell'azienda, che sono tre macchine Geyser 1000, che portano a quota 7 il nostro parco macchine oggi. Torno un po' indietro, ritorno appunto al 2005, come dicevo prima, in quanto è una data storica per due motivi: la prima che avevo appena espresso, quindi dell'incisione, la seconda la scelta di andare oltre confine, ovvero le scelte erano due: o abbandonare completamente un settore, quindi del packaging, del beverage, oppure trovare strade alternative. In quanto la lucidatura è prevalentemente un'attività manuale, quindi il costo uomo è sicuramente quello che incide di più nel costo vendita, e la scelta di la seconda, quindi di provare l'avventura di creare un'azienda estera, e per la precisione in Romania. Quindi nel 2005 nasce anche la Piazza Rosa Romania, una realtà indipendente che non dipende più dalla casa madre, ha le sue gambe, fa il suo percorso e ha permesso, soprattutto nel 2009, anno di durissima e profonda crisi per tutti, è stata sicuramente linfa vitale la Romania per sostenere gli investimenti che abbiamo sempre perseguito in questi ultimi anni. Nel 2010 la nascita di una nuova società, la VCS, Work Line Service, azienda nata per dare un nuovo servizio anche qui di supporto presso le location dei nostri clienti, quindi non più il cliente che porta i suoi stampi presso la nostra sede, ma siamo noi con tecnici specializzati che andiamo dal cliente. E quando dico andiamo, oserei dire in termini assoluti a 360 gradi andiamo, nel senso che
Questo Andiamo ci ha aperto confini come Nord America, Messico, siamo stati in Cina, Romania, Turchia, Brasile, abbiamo fatto interventi di assistenza per i nostri clienti, oserei dire ovunque o quasi ovunque nel mondo. Questa azienda nasce così un po' per scherzo, e però invece fin da subito prende una piega abbastanza importante e porta ad oggi ad avere una sua spina dorsale propria con una ventina di tecnici che sono a disposizione e che tutti i giorni sono presso i nostri clienti, e ci ha dato questa cosa, ci ha permesso di entrare direttamente anche su clienti importanti come nel mondo dell'automotive, soprattutto come BMW, Volkswagen, facendo vedere proprio a questi marchi il valore aggiunto dei nostri tecnici italiani nelle loro sedi. Nel 2012 nasce una VCS Messico diretta lì per operare in maniera autonoma in quel territorio. Anche lì la scelta, nessuno ci ha mai firmato nulla in termini di garanzie che la cosa potesse funzionare, ma ci abbiamo creduto e a tutt'oggi la VCS Messico è una realtà consolidata che ha 6 persone e si muove autonomamente in quel territorio. E ad aprile del 2013 è nata la VCS Turchia, una realtà che oggi conta circa 4 persone con un responsabile turco a capo, e si iniziano a muovere autonomamente anche loro in quel territorio. All'occorrenza comunque la VCS Italia, ovvero la casa madre, invia tecnici a supporto sia per la consociata messicana che per la consociata turca. L'evento deve essere per noi una vetrina dei servizi che negli anni siamo riusciti a integrare continuando ad investire nella nostra azienda, inserendo dapprima la saldatura laser, l'incisione laser, dove abbiamo inserito 3 nuove macchine, di cui 2 macchine a 5 assi con la capacità di gestire pezzi o parti di stampo fino a 17 quintali, e in più una terza macchina automatizzata, quindi con cambio pallet a 8 postazioni. Siamo abbastanza convinti che nei oltre 400 clienti che abbiamo consolidati, non tutti oggi sappiano cosa è in grado di fare Piazza Rosa. E il secondo motivo è appunto quello di introdurre questo nuovo servizio, spiegando con l'occasione a chi sarà partecipe in platea cosa può fare e cosa non può fare questa nuova tecnologia. Quindi, in primo luogo, un rewind di chi è Piazza Rosa. In secondo luogo, per l'appunto, introdurre una nuova tecnologia che nel finale d'anno in corso saremo in grado di erogare come servizio, che ci permetta di entrare in questi settori ad oggi vergini di questa capacità tecnologica, quindi della tempra laser, e andare anche oltre confine. Quindi pensiamo di non rimanere circoscritti nel Triveneto, ma poter andare in Austria, dove c'è un bacino di potenziale clientela importante, e anche Svizzera, dove la tecnologia ancora non è presente, e anche nella bassa Germania. La tempra laser è un processo altamente tecnologico che si è sviluppato negli ultimi 5-6 anni attraverso il Fraunhofer e la collaborazione con un'azienda tedesca, la Allotech, i quali hanno sviluppato un processo tecnologico meccanizzato attraverso un antropomorfo, dove nella testa viene applicata una sorgente laser gestite da un software con la possibilità di mirare le zone da temprare sui pezzi in acciaio. Contrariamente a quanto avviene oggi, soprattutto nel mondo degli stampi, dove noi vogliamo applicare questa tecnologia, onde attraverso il classico forno da tempra, tutto lo stampo o la matrice o punzone vengono interessati dallo stress dettato dalla tempra. Questo è sicuramente positivo in certi casi,
ma in certi stampi è talmente scavati, fra virgolette, o complessi, può essere anche un punto debole, in quanto tutto lo stampo completamente temprato in alcune situazioni porta alla rottura o alla partenza di cricche. Con la tecnologia che ci stiamo portando in essere, il nostro scopo è proprio quello di mirare le zone da temprare su alcune tipologie di stampi in modo tale da non creare questo shock termico che potrebbe portare per l'appunto queste rotture. In secondo luogo, attraverso questa nuova tecnologica macchina, vogliamo aprire a nuovi settori come quello della meccanica in generale, di precisione, e la meccatronica, ovvero l'automazione, dove secondo noi questo tipo di tecnologia può essere molto molto applicato e portare dei benefit ai clienti che lo utilizzeranno. Piazza Rosa può vantare alcuni numeri, oserei dire, insomma, siamo orgogliosi di poterli affermare, quindi un fatturato consolidato del gruppo che superi 7 milioni di euro, se mettiamo Piazza Rosa e la UCS. Abbiamo una struttura di oltre 120 persone, abbiamo aziende estere consolidate in Romania, Turchia e Messico, come dicevo prima, e un portafoglio clienti che oggi supera i 400, a livello di numeri assoluti, 400 clienti consolidati.